Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 15 novembre. Un grande saluto a tutti quanti voi. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata, che poi sono sempre i temi di quest'ultimo tempo. Intanto le grandi crisi. Vediamo intanto qual è la più importante secondo voi? Venezia o Mittal? Venezia è una città pazzesca, incredibile, straordinaria, ma veramente pensiamo che lì l'uomo possa farci qualche cosa? Sì, potrebbe fare il Mose, potrebbe evitare di fare, come scrive bene Jacopo Giliberto, che è forse il più tecnico e il più bravo dei giornalisti riguardo all'ambiente e alle grandi industrializzazioni. Dice, i ragazzi, molto di quello che è successo a Venezia deriva anche dal fatto che si è abbassato il suolo per i pompaggi che si facevano a Marghera fino agli anni 80, chiaro? A Ugg, vedo qualcuno da Shanghai. Il punto fondamentale è che quindi si abbassava il suolo più che alzarsi il mare. Ma non è tanto questa la polemica che voglio fare sulle passerelle, insomma, di Conte, che invece di occuparsi di Mittal, che invece è la polemica che voglio fare, si occupa di Venezia, come se lì, come possiamo dire, chi è che lo scrive? E qualcuno oggi lo ha scritto, cioè che l'uomo ha la presunzione di poter rimettere a posto quello che la natura invece sta distruggendo. Mittal invece è un tema fondamentale. Nonostante le minchiate che dicesse in maniera totalmente sprovveduta il presidente della regione Puglia, Emiliano, e cioè che rimanevano fino a maggio, non vi preoccupate, ovviamente questi signori hanno deciso di fare quello che tutti quanti sapevamo, cioè via, scappare. Guardate, qui non si parla di buona o cattiva fede di Mittal, ma del fatto che se qualcuno se ne vuole andare via, cioè l'obbligo a fare per un'azienda indiana che produce in tutto il mondo, non ci prendiamo per i fondelli, è un obbligo molto difficile da far rispettare. Nel resto del mondo le imprese vengono comunque più o meno agevolate, da noi invece le trattiamo a calci nel sedere e poi se ne vanno via. Se ne vanno via. Non sto discutendo sulla bontà dei manager o dei proprietari di Mittal, sto dicendo sulla deficienza degli italiani che hanno fatto di tutto di dire chi se ne frega di Mittal. E questo a Gigi Di Maio, capite? Gigi Di Maio è l'uomo che si permette di mandare a fanculo Mittal. Gigi Di Maio alla Mittal non avrebbe neanche potuto fare il portiere. Sapete il portiere che, con tutto il rispetto dei portieri, quello che sta all'ingresso, non gliel'avrebbero fatto fare perché non parla neanche una lingua. Cioè, Gigi Di Maio avrebbe potuto fare il portantino, forse, di bibite alla Mittal, ma secondo me neanche alla Mittal l'avrebbero preso perché comunque bisognava comunque parlare una lingua. Ecco, il portinaio, quello che non avrebbe neanche fatto il portinaio, si mette a trattare con la Mittal! Ma voi capite in che... Cioè, siamo in un mondo assurdo, dicendo no, gli faremo causa, ma sai che ci facciamo con la causa? Questi il 12 dicembre, dice il suo amministratore delegato, cioè su tutti i giornali, spengono l'altoforno numero 2. Toc toc! C'è un piccolo problema. Perché il 12 dicembre? Signori, perché il 13 dicembre gliel'ha chiesto il magistrato di Taranto di spegnerlo per una morte sul lavoro che c'è stata nel 2015, che, secondo i colleghi di quel poveraccio che è morto sul lavoro, era un incidente sul lavoro che non derivava dalla Mittal, non derivava dall'acciaieria, ma da un tragico errore. Lo hanno detto con la loro faccia gli operai in trasmissione da me. Allora, io non tolgo l'importanza di un morto di lavoro, che è una cosa drammatica, ma vi sto dicendo che il 12 dicembre, oggi i giornali non fanno 2 più 2, viene chiusa perché hanno preso da spunto a spunto la Morselli e gli indiani la richiesta di chiudere l'altoforno che chiedono i magistrati per un incidente del lavoro del 2015. Paolo Bricco, oggi, che è uno dei più attenti sulle questioni industriali, scrive una cosa molto semplice sul Sole 24 Ore di questa follia. Ragazzi, chiudere un alto forno, spegnere un alto forno, e si spegne il 2 e poi si spegneranno gli altri 2 entro gennaio, secondo il piano che ha Emiliano. Toc toc! Emiliano! Li spengono! Poi ci spieghi tu che ci facciamo con 10.000 dipendenti, con tutto l'indotto che guardano. Beh, hanno spento un alto forno. L'alto forno è fatto all'interno di un materiale refrattario. Bisogna intanto spegnerlo bene un alto forno, e diciamo che gli altofornisti italiani sono i migliori del mondo. Ma oltre ad averlo spento bene l'alto forno, si può crepare. Se si crepa, cosa che ovviamente può succedere, andiamo da un minimo di 70 milioni a un massimo di 200 per rimetterlo in opera un alto forno, dopo averci comunque impiegato un paio di settimane per spegnerlo. Toc toc, e lo faccio per la terza volta. Un alto forno non si spegne togliendo l'energia elettrica ed è chiuso. Ci stanno iniziando già a spegnerlo l'alto forno, chiaro? Ma ovviamente le passerelle italiane sono fatte su Venezia. La pressione del turismo, scrive Giavazzi in un articolo delirante oggi sul Corriere della Sera, le pressioni del turismo, una lebbra che ha espulso dalla sua città
gli abitanti. Ecco, il turismo è una lebbra. Il grande liberista che ci spiega come dobbiamo fare tutte le cose nel mondo, oggi ci spiega che dovete andare tutti a Danieli a Venezia, perché il resto sono quattro cafoni di merda. Chi se ne frega, che sono la lebbra. La pressione del turismo è la lebbra che questi poveri cittadini veneziani li caccia via. Mi piace il turismo da quattro soldi di Venezia? No. Penso che sia carino il backpack che arriva a Venezia, i Pink Floyd che fanno il casino a Venezia? Non lo so, ma non mi sembra la soluzione per Venezia come per Roma o come per Firenze. Ma considerare la lebbra, il turismo, è quell'idea proprio, avete presente? È proprio quell'idea di Tom Wolfe, no? Il professore Giavazzi che ci spiega da Boston che non facciamo troppa taglia alla spesa pubblica, tagliamo un po' di sanità, non facciamo troppe privatizzazioni, vendiamo CDP, tutte cose di cui io sono perfettamente d'accordo. E poi che la lebbra di Venezia è il turismo. No, la lebbra di Venezia la leggo oggi su Nordio, che invece di andare a Boston è stato in Veneto e invece di parlare ha arrestato. È stato l'uomo che ha arrestato Galan, è stato l'uomo che ha arrestato i ladri che hanno preso le tangenti sul Mose. Colui che ha fatto le inchieste, cioè Nordio, oggi sul Messaggero dice: guardate che la madre di tutto quanto non sono tanto le nostre inchieste, non sono tanto gli arresti, ma i ritardi derivano dalla confusione normativa che è stata fatta sul Mose. Mille leggi, mille cose. E che cosa ha portato la confusione normativa? Che siccome non si faceva un cazzo, così non si è fatto per 40 anni, che cosa abbiamo fatto? Dice Nordio. Prima la grande confusione normativa, tipica italiana, e poi il super comitato che si occuperà con poteri assoluti. E lì, ovviamente, il super comitato che si occupa di poteri assoluti è lì dove si nascono e si incistano le stecche e le tangenti. Nel frattempo, ragazzi, io vi giuro. Conte, il Presidente del Consiglio, che poi sembra una barzelletta, sapete che cosa ha proposto? Il comitatone! Vi giuro, ci vuole il comitatone! Il 26 novembre Conte ha convocato il comitatone. Questo è un paese morto, morto, ma lo dico con affetto perché io lo amo questo paese. Ma quando il Presidente del Consiglio fa la pazzerella a Venezia, arriva lì col motoscafo che sembra Tom Cruise in Mission Impossible, torna a Roma, invece di occuparsi di metal, cosa si occupa il 26 novembre? Il comitatone! Il comitatone, già il nome, porca puttana! Ma Casalino, io dico Casalino, che è il portavoce del il genio, quello che è considerato, no? L'uomo che sta facendo Conte. Casalino, il comitatone, ma come ti è venuto in mente in una puntata del Grande Fratello? Te l'ha spiegato la mia amica Barbara D'Urso. Ecco, noi possiamo fare il comitatone. Lo può fare, come si chiama? Vi ricordate? Indietro Tutta. Il comitatone di Indietro Tutta. Nel frattempo, a parte tutte le supercazzole, a me di supercazzola mi fa da morire divertire i soliti inciampi del Fatto Quotidiano, il giornale di Barbara Conte. Grandissima Barbara. Comitatone. E Françoise, sì, Conte ha fumato che cosa? Non lo so che cosa ha fumato, ma il Fatto Quotidiano oggi fa un titolo, scusate, mi è caduta una graffetta e ritorno al mio posto. Ha fatto questo titolo, il Fatto Quotidiano: la super commissaria ex moglie di Follini che naviga nel potere. Sarebbe la Spitz, cioè viene nominata una supercommissaria che si occuperà di Venezia, poi ci sarà il comitatone. Ma vi rendete conto il titolo? La supercommissaria ex moglie di Follini che naviga nel potere. Cioè il pezzo sulla supercommissaria non la cita, non c'è il nome, si c'è nell'occhiello, ma il punto fondamentale di questa donna supercommissaria è che è la moglie di qualcuno. Allora io voglio sapere, Selvaggia, Lucarelli, secondo te questo titolo, se l'avesse fatto il giornale, tu quante pagine avresti fatto? Oppure lo voglio chiedere, Serra, secondo te è carino fare un titolo di questo tipo? Cioè voi femministe che vi indignate per le minchiate, quando vedete che un giornale, per distruggere una donna, perché questo è quello che cerca di fare, la distrugge in funzione del suo marito, tra l'altro ex, neanche attuale marito, dice: dai, tu sei la moglie del Canaro, a parte il fatto che se la moglie non sei il Canaro, no, se la ex moglie del Canaro, e il Canaro sarebbe Follini, che voi lo vedete Follini, voglio dire, francamente non mi sembra il Canaro. Insomma, quello che qualifica una donna è il suo marito. Due cose interessanti oggi, diciamo un po' più culturali, perché stiamo andando lungo. Galli della Loggia, che parla dei sovranisti, dice: ragazzi, non c'entrano nulla col fascismo. Prima pagina del Corriere della Sera, il pezzo è lungo, e dice: in realtà i sovranisti sono illiberali, e questo non gli si può dare torto, cioè non sono liberali come lo siamo noi, liberisti, ma
E non sono fascisti perché i due criteri del fascismo tipici erano l'organizzazione militare e paramilitare e l'impiego della violenza contro gli avversari, mentre questi le elezioni le vogliono vincere democraticamente. Va bene? Grazie Adela che stai ridendo per le spiagge e per le strade di Londra. Comunque guarda che anche a Londra ci sarà il comitatone e ci sarà la supercommissaria. E quindi Gadi Dalla Loggia dice: attenzione, non parliamo di fascismo, sono i liberali, ma non sono quella roba là. Meglio la Deneuve, ovviamente. L'Europa invece è raccontata in una maniera straordinaria da un grandissimo filosofo francese, uno che ha due palle così che gli fumano. Si chiama Finkielkraut. E un giornalista che lo sente spesso e che io adoro, che si chiama Meotti, sul Foglio lo racconta. E una delle questioni, ragazzi, è intelligenza allo stato puro, questo Finkielkraut, che si definisce un liberale, un socialista, è uno che è fuori da ogni etichetta. Ma sapete quale? Bene, Isabel, è arrivato il tuo libro, il mio libro, e sono contento. Però il libro di Finkielkraut dice una cosa straordinaria, e cioè che la nostra civiltà, quella europea, quella dei nostri avi, quelle delle nostre tradizioni, è fragile quanto la terra. Cioè, finalmente un uomo che riesce a riconoscere non il sovranismo nazionalista, che non ce ne frega assolutamente nulla, ma le nostre tradizioni e la nostra cultura essere fragile e quindi da tutelare come la nostra terra. Dice: esiste un diritto alla continuità storica e culturale che è messo in discussione, dice, dagli immigrati. Ma non è un razzista Finkielkraut, è semplicemente uno che ragiona. Toc toc, Stefano, lo trovate oggi sul Foglio. Vabbè, Babaudi, Di Maio, vogliamo passare più di 2 secondi a dire che Di Maio parla con i dissidenti, che cosa gli dice? Fuori chi rema contro, senti chi parla. Questi stanno remando contro dall'inizio del governo. Lite, tra l'altro, nei grillini, nei Mi candido, non mi candido. Italia Oggi, per esempio, dice che c'è la passionaria che dice: ma che facciamo, che siamo pazzi a non candidarci in Emilia? Anche se perdiamo è necessario farlo. E avrebbe un appoggio di quelli autorevoli. Toninelli. Nel frattempo Salvini va a Bologna, fa il suo comizio di apertura di campagna elettorale con la Borgonzoni, ma la notizia non è questa. La notizia è che fuori dal palazzo Dozza, cioè il palazzo dei comunisti per eccellenza, ci sono migliaia di persone che non ci stanno alla calata dei leghisti in Emilia-Romagna. Vedremo come andrà a finire il voto. Alcuni di questi, ci sono 3 manifestazioni: quella dei centri sociali che fanno casino e vengono e vogliono rompere le balle, e poi quelli invece del PD non renziano, perché ci sono tutte le dichiarazioni oggi, cioè quelli che volevano i bei comunisti, giovani, medici, no, quelli belli impegnati emiliani che odiano il ritorno del fascismo salviniano e che fanno una cosa un po' più goliardica e più divertente, in cui ci sono moltissime persone, più di quelle che ci sono per Salvini, a Piazza Maggiore. Ma il punto fondamentale è che i giornali godono come dei ricci sul fatto che ci sia una manifestazione contro quella di Salvini. Bologna che resiste, dice Repubblica. Ma resiste a che? Io voglio capire, resiste a che? Le libere elezioni, liberi comitati. È come se ci fosse sempre questa idea della resistenza, no? Il mito della resistenza rispetto al fascista Salvini. 2 pagine addirittura per la Comi, 2 pagine per la Comi. Io vorrei sapere se fra un anno, 2 anni, quando verrà sicuramente lei, Tattarella e tutta questa grandissima costruzione che stanno creando vicino Varese, perché vogliono toccare, evidentemente vogliono arrivare al cinghialone che si chiama Fontana, presidente della regione Lombardia, lo stanno accerchiando. Voglio vedere fra 2 anni, quando verranno tutti assolti, così come hanno assolto tutti quelli che erano coinvolti nell'indagine su Lupi, che si dimise da ministro dei lavori pubblici nonostante Renzi oggi lo rivendichi, all'epoca era quello che lo voleva far dimettere. Ecco, tutti costoro che oggi le 2 pagine si ricorderanno di dire quando verranno assolti, anche perché se leggi le carte, in quello che ho letto oggi sul Corriere della Sera, stiamo parlando di nulla. Un imprenditore privato che fa fare una consulenza alla Comi con la sua società, e la Comi fattura questa consulenza. Allora voi mi dovete dire come può un magistrato entrare nel merito dell'utilità o meno di questa consulenza e della sua, come posso dire, è stata un po' copiata. Ma cioè, in che mondo viviamo? Ma ovviamente a difendere la Comi oggi non c'è né Corriere né Repubblica, e mi spiace dirlo, neanche il suo partito di appartenenza, che invece di rivendicare come faceva con Berlusconi, quando si trattava di Berlusconi, tutti a difendere Berlusconi, quando si tratta dei suoi uomini non lo difende nessuno. Allora, alcuni forse sono indifendibili, presi con le mani della marmellata, alcuni come la Comi, insomma, un tentativo di quella vecchia Forza Italia garantista, di dire: scusate, toc toc, come faccio io? Siamo sicuri che conviene arrestare una persona per queste carte che abbiamo appena letto? Sputtanare Tattarella prima
delle elezioni europee e tenerlo in carcere per 6 mesi e farlo uscire dal carcere come è successo a Tattarella solo per decorrenza dei termini? Ecco, è possibile che Forza Italia se l'è cancellata? Toc toc! Gelmini, dove sei? Toc toc! Bernini, dove sei? Ma voglio dire, Berlusconi, dove sei? Chi è che difende i vostri uomini, ma soprattutto un principio garantista in questo paese? Chi? Eh? Chi? Nessuno, non lo difende. Ciao Comi, ciao Lupi, ciao Tatarella. Tanto voglio dire, no? Siamo arrivati al non fascismo, ma al giustizialismo, quello sì, davvero imperante. Ciao ragazzi.